Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, stamattina inizio il vlog un po' tardi perché sono ormai le 11:30. Io mi sono svegliata circa le 11, quindi non mi sono svegliata prestissimo, però sono giustificata perché ieri sono andata a letto tipo tardissimo, alle 3, 3 e un quarto. Ho fatto un po' di cosina al computer che dovevo fare e oggi è il giorno di Pasquetta, quindi buona Pasquetta a tutti e anche buona Pasqua, anche se è stato ieri e per voi l'altro ieri, ma va bene. In realtà ieri avevo iniziato il vlog, ma poi non l'ho continuato perché oltre a non fare niente di interessante, volevo un attimino godermi il giorno con i miei familiari eccetera eccetera, quindi ho preferito non vloggare e in cambio vloggo oggi e farò uscire questo video martedì. Comunque tutte cose che a voi non interessano. Iniziamo subito col botto. Mi è arrivato un pacco da Amazon, in realtà l'avevo ordinato per sabato, solo che sabato io e mia madre siamo uscite, siamo andate a fare la spesa ed è arrivato il corriere proprio in quel momento, quindi mi fa se ripasso lunedì ho un problema, mi faccio no, assolutamente, quindi è passato stamattina e mi ha portato un rullo di tamburi. Pam, pam, pam. Ah ragazzi, io non sono solita comprare il CD, penso tipo sia il mio secondo, terzo CD della vita perché li trovo, tra virgolette, inutili perché cioè, uso il computer per ascoltare la musica eccetera eccetera. Proprio ci tenevo ad avere il CD, talmente mi è piaciuto l'album, quindi ho comprato Justice di Justin Bieber, che sapete è il mio amore della vita da ormai anni e anni, quindi volevo assolutamente comprare l'album e l'ho preso su Amazon, mi sembra di averlo pagato 15 euro, una roba del genere. Soldi più ben spesi della mia vita. Comunque, a parte questa cosa, adesso io direi di alzarmi, di darmi un attimino una sistemata, fare un attimino di skincare e rifare il letto perché è ancora in disordine e poi di cambiarmi. Mi sa che mi farò una doccia per far prima. Il programma della giornata ancora non so quale sia, sicuramente stare a casa innanzitutto e poi vorrei andare ad allenarmi come sto facendo in questi giorni a San Luca. Non so se oggi ci riuscirò, vedremo, ci aggiorniamo nel caso più tardi. Per quanto riguarda i compiti, ragazzi, incredibile, a parte che quest'anno praticamente non avevamo niente di scritto, gli unici compiti scritti che avevamo erano matematica, che io ho già fatto prima di Pasqua, cioè li ho fatti sabato notte tipo alle 2, l'una e mezza. Sono molto contenta perché almeno me li sono tolta subito e adesso non ho più pensieri. In realtà devo trascrivere un po' di appunti perché mi sono persa dei giorni delle lezioni, quindi ho delle cose da scrivere eccetera eccetera, però a parte quello niente, quindi sono molto molto contenta e molto molto tranquilla per una volta. Allora ragazzi, ho fatto il letto, ho fatto varie cosine, la doccia, mi sono anche cambiata, ho fatto la maschera, questa qui di Caudalie che mi ha messo nei preferiti del mese che sto veramente amando. Adesso volevo fare un attimino di skincare molto molto veloce e come primo step vado ad applicare il tonico di Pixi, questo qui mi sta piacendo veramente tanto, è quello che ho preso nell'ultimo vlog con voi quando sono andata a comprare le cosine da Sephora, ma vi giuro che veramente noto la differenza da quando lo metto a quando non lo metto. Lo lascio asciugare e di solito vado ad applicare il siero, questo qui di The Ordinary, che ormai conoscerete sicuramente. In realtà però questo step lo faccio principalmente la sera, perché la mattina o comunque durante la giornata preferisco lasciare la pelle leggermente meno appesantita da tutti questi prodotti. E quindi passo alla crema, questa qui è quella che avevo preso sempre da Sephora nello scorso vlog ed era all'interno del kit. La sto provando, ancora non mi sbilancio a dire se mi piace oppure no, perché non lo so, ancora non mi sono fatta in realtà un'idea ben precisa. E poi vado a passare il roller, che non so in realtà se serva a qualcosa, però a me piace come sensazione. E poi come ultimo step passo alle labbra. Di solito applico o il lip injection di Too Faced, quello lì che le va a rimpolpare perché mi piace un sacco l'effetto che rimane, oppure semplicemente il burro cacao di Mario Badescu. Adesso andrò ad applicare questo qua. E anche questo qui mi piace un sacco perché lascia le labbra stralucide e molto molto belle. Adesso mi sono messa qui al computer che volevo guardare un po' video, continuare Riverdale, e intanto volevo spinsettarmi le sopracciglia perché ho tutti dei peletti qui che sono cresciuti, quindi volevo
toglierli, giusto perché, dato che non posso andare dall'estetista, di solito mi faccio fare le sopracciglia dall'estetista. Solo che, siccome non possiamo andare perché siamo in zona rossa ancora per non so quanto, volevo un attimo sistemarle da sola. E quindi sì, mi metto all'opera. Ho finito di mangiare, sono ormai le 3:30 e adesso volevo mettermi a registrare il video haul di bikini che ho preso da Shane. Allora, vi dico la verità, sono ancora molto scettica se registrarlo oppure no, nel senso, ho deciso ok di registrarlo più che altro di come impostarlo, di come farvi vedere i bikini. Uno, perché comunque è diciamo esporsi abbastanza, perché nel senso sono in costume, e due, perché non so effettivamente YouTube quanto regga questa cosa dei bikini, perché so che alcuni youtuber hanno avuto problemi eccetera eccetera, quindi non vorrei avere gli stessi problemi. Adesso cerco un attimo di capire come impostare il video e tutto. Vi ho anche chiesto ieri sera nelle storie di Instagram se veramente volevate questo video oppure potevate farne anche a meno. Mi avete risposto, ragazzi, in tantissime, vi giuro, in tantissime, dicendo che lo volevate, quindi ho detto ok, va bene, lo faccio, anche perché sapete che mi fa piacere mostrarvi le cose di Shane eccetera eccetera. Tra l'altro questa non è una collaborazione, ma li ho comprati io con i miei soldi, quindi mi fa piacere comunque darvi magari qualche dritta, qualche consiglio in più. E però devo appunto un attimino capire come impostarlo e tutto. Adesso comunque mi preparo perché mi voglio truccare un pochino, mi cambio anche la maglietta eccetera eccetera, e mi metto a registrarlo, così per martedì e mercoledì almeno sono a posto con il video. Mi sono truccata, direi molto molto meglio, adesso inizio a registrare. Ho già preparato la mia fantastica postazione con la fotocamera, tra l'altro qui c'è Riverdale perché lo sto finendo di guardare, e basta, inizio così finisco abbastanza presto. Ho finito di fare il video, adesso ho preso il mio fantastico gelato al caramello salato, mi metto a finire l'ultimo episodio di Riverdale e poi mi metto a fare un po' di compiti, appunto a ricopiare tutte le cose che ho da finire. Tra l'altro, ragazzi, ieri ho provato a fare le onde con un nuovo metodo, l'ho visto da Velia delle Che For You, vi lascio il suo video in cui fa vedere come farle sotto nell'info box, e tutto quello che ci servirà è la piastra per fare i capelli lisci, quindi la piastra normale che quasi tutti abbiamo in casa. Io sapevo come fare i boccoli con la piastra per i capelli lisci, ma sapevo un altro metodo, tra virgolette, mentre questo qui è veramente, cioè veramente stata la svolta, ci ho messo pochissimo e sono venute super super belle. Tra l'altro le ho fatte ieri, guardate ancora come sono belle, come sono belle le onde, mi piacciono veramente tantissimo, e mi sa che continuerò a usare questo perché mi piacciono veramente tanto. Niente ragazzi, alla fine sono le 9, io non ho toccato assolutamente nessun libro, nessun quaderno, niente di niente, sono rimasta qui a vedere Riverdale tutto il pomeriggio, però adesso mi do una pausa, sono arrivata all'episodio 14, quindi prima di iniziare il 15 metto un attimino in pausa e faccio quello che devo fare. Mi sono struccata, ho fatto un po' di skincare, mi sono anche messa comoda in pigiama e ho fatto i miei appunti. In realtà dovevo ascoltare una lezione che avevo registrato perché mi ero persa alcuni passaggi e mettere in brutto gli appunti. Adesso, mentre guardo un altro episodio di Riverdale, li copio in bella. Fate conto che sono 1, 2, 3 e 4 pagine che devo recuperare qui. Tra l'altro, non ve l'ho detto prima, ma ho anche fatto un ordine su Sephora perché ho preso il fondotinta di Fenty Beauty, quello nuovo che è uscito, e un cofanetto di Sephora con alcuni prodottini. Dovrebbe teoricamente arrivarmi intorno all'8, quindi intorno a giovedì. Quando poi vi arriveranno vi aggiornerò. Allora ragazzi, eccomi qua, è ormai 1:00, io mi sono messa a letto. Come potete ben vedere, non ho finito di recuperare gli appunti, ma perché sono stanca, ho bisogno di riposarmi, e sono qui con il mio computerino che sto finendo di guardare Riverdale. Sono il 15° episodio, quindi ormai mi mancano gli ultimi, e devo dire che mi sta prendendo un sacco, anche se ci sono alcune cose che mi stonano un po', quindi prima di darvi il mio giudizio finale voglio finire di vedere la quarta stagione. Adesso continuerò appunto a guardare Riverdale, non penso di stare sveglia ancora per molto, anche perché domani mattina, è vero, non ho scuola perché è l'ultimo giorno di vacanza, però non posso svegliarmi tardissimo perché devo mettermi avanti con un po' di cose. Infatti il pomeriggio poi ho il nutrizionista, quindi devo un attimino fare un punto della situazione e organizzarmi, quindi volevo svegliarmi abbastanza presto. Tra l'altro ho anche applicato questa qui, che è la maschera di Sephora che vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog, che mi sta piacendo un sacco. Uno, perché lascia le labbra super morbide, e due, perché dà un effetto lucidino bellissimo. Infatti anche se è una maschera notte, io la applico anche durante il giorno quando magari
Non devo fare niente di troppo impegnativo. E niente ragazzi, spero che come sempre questo vlog vi abbia intrattenuto in qualche modo, vi sia piaciuto. E noi ci vediamo domani con il video di Shane. Un bacio.